Ciao ragazzi, bentornati. Oggi voglio iniziare il video come fossi Maurizio Merluzzo, quindi bomba ragazzi! Scusate, lo sapete che sono particolarmente stupido a certe ore del mattino, che ora è le 9:18, sti cazzi, sono stanco. Ok, allora, mi sono reso conto che in tutti questi anni, in questi 3 anni di video assidui, ok, non vi ho mai parlato più di tanto della SEO, ok? Qualcosina sui plugin, eccetera, eccetera. Però effettivamente uno dei punti forti di WordPress sono anche i plugin per la SEO. Ce ne sono due in particolare che io vado a prediligere, si può dire? Sì, è giusto? Vabbè. Ovvero SEO by Yoast e dall'altra parte c'è RankMath. Adesso non entrerò nel contenzioso di chi preferisce uno, chi preferisce l'altro. Io vado un po' a quello che i clienti mi chiedono di fare, cioè se c'è il cliente che vuole Yoast, gli metto Yoast, se c'è il cliente che vuole RankMath, gli metto RankMath, ok? In questo video vi faccio vedere Yoast, in un prossimo video vi farò vedere, per par condicio, vi farò vedere RankMath, ok? Ma prima di tutto iscrivetevi al canale se avete piacere di aiutarmi a fare crescere questa community, io vi sarò eternamente grato, ok? Lasciate un like se il video vi è piaciuto, lasciate le domande nei commenti, sapete che rispondo se riesco a tutti. Sigla! Molto bene, allora uso la stessa installazione, quella della console del video che abbiamo visto qualche settimana fa, ok, dove vi insegnavo a fare un video con il mio tema. Ergo, andiamo nella sezione dei plugin e facciamo aggiungi nuovo. Troviamo SEO by Yoast, 5 milioni di installazioni attive, che ovviamente si fa per dire perché è il massimo che viene segnalato, ma in realtà saranno molte, 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 molte di più, considerando che ci sono 45 milioni di siti WordPress al mondo, ok? Vado ad attivare e vediamo un attimino cosa possiamo fare con questo plugin all'interno del nostro sito, del nostro tema. Perché ovviamente la logica di cui dobbiamo sempre e comunque tenere conto è determinata dal fatto che un sito, per quanto fatto bene, se non porta a casa risultati, è un sito inutile. E quindi la SEO assume un ruolo assolutamente importantissimo. Ci sarà da chiedersi, ovviamente, tutto questo, che ruolo avrà ChatGPT da qui in avanti. Ne abbiamo già parlato, ne stanno parlando un po' tutti. E va da sé che ovviamente bisognerà capire come sfruttare questo nuovo strumento, nuovo, insomma, c'è da un po', comunque per andare a posizionare correttamente il nostro sito. Allora, non entro nello specifico delle dinamiche SEO, vi faccio vedere un po' la configurazione e le cose che Yoast fa per noi. Ovviamente Yoast ha anche una versione a pagamento, non mi interessa, non l'ho mai utilizzata, nessuno me l'ha mai richiesta, quindi le sezioni, redirect, workout, compagnia bella, premium, non ci interessano assolutamente. Quello che possiamo vedere in questa prima pagina di sezione è che abbiamo una serie di funzionalità. Allora, intanto faccio un'ottimizzazione di dati SEO, roba veloce così, ok? Tanto per andare a farlo contento, se no mi rompe le balle con quel messaggio tutta la vita. Vado a chiudere le notifiche che ci manda, vedete ci ha spostato verso la sezione strumenti, poi andiamo a vedere insomma un attimino. Allora, nella sezione generale abbiamo questa tipologia di opzioni, le funzionalità, ovviamente le impostazioni le andate a definire in base a quello che vi dice SEO di fare, ok? Noi adesso andiamo a fare l'installazione, una prima preimpostazione per le cose che interessano, tra virgolette, web designer e basta. Ecco, cosa molto importante, cosa ci serve per posizionare un sito? Google cercherà la sitemap XML. WordPress ha una sua sitemap di default da qualche versione a questa parte, ma quelle dei plugin sono sicuramente 1000 volte meglio. Dove si trova la sitemap generata con Yoast? Si trova esattamente qui, nella sezione funzionalità della pagina principale. Generale, vedete c'è scritto sitemap XML. Allora, se clicchiamo qui, ci permette di andare a vedere le sitemap generate all'interno della struttura. Quindi questi parametri che noi possiamo poi passare a Google Search Console. Li troviamo divisi anche per tipologia, vedete abbiamo i post, le pagine, le categorie, i post tag e la sitemap per autore. E questa è una cosa che dobbiamo avere all'interno del nostro sito. Nelle altre sezioni abbiamo le integrazioni e non ci interessa, gli strumenti per i webmaster e a noi personalmente non interessano, e poi abbiamo una sezione configurazione iniziale che è quello che stiamo facendo praticamente a manina. Sezione delle integrazioni, queste sono le integrazioni con altri strumenti, ok? Per questo video non ci interessa assolutamente vedere questo step. La sezione dell'aspetto della ricerca invece è un po' più complessa e gli andiamo a dare un'occhiata. Il separatore del title, del titolo,
andiamo a scegliere ovviamente il separatore del titolo della scheda. Di mio vi consiglio di lasciare tranquillamente il trattino, ok? Qui poi abbiamo il nome del sito web, ok? Qui possiamo andare a mettere per esempio il brand dell'azienda per cui stiamo facendo il sito. Definiamo che è un'organizzazione, nome del sito web alternativo, insomma due o tre parametri, ok? E andiamo a caricare, come qui invece si è già preso, il logo dell'organizzazione e andiamo a salvare le modifiche. Per i tipi di contenuto si lascia grosso modo tutto così. Vedete, abbiamo la possibilità di impostare title SEO e meta description. Per le sezioni in generale, impostazioni generali dell'articolo, ci metterà sempre di default il titolo della pagina, che ne so, il mio bell'articolo, il separatore che abbiamo scelto, trattino, e poi il titolo del sito, che è questo. Ovviamente questi vanno gestiti manualmente poi nella singola pagina. Questa è un'impostazione generale. Alcune opzioni, vedete, vanno sbloccate con premium. Qui sotto invece stessa cosa per la gestione delle pagine, è praticamente tutto identico, ok? Ripeto, le impostazioni generali sono una bella cosa, sono corrette così come sono, ok, vanno bene così come sono, se non dovete metterci mano, ma sapete che la cosa migliore per posizionare il sito è fare una bella analisi, andare a lavorarci, cazzo ciò qua dietro. Ah, la maglietta di WordPress, cazzo fai, ah, fa culo. Ok, allora, però potevate dirmi che c'era la maglietta attaccata dietro. Molto bene, allora, poi. Sezione di media, reindirizzare gli URL degli allegati all'allegato stesso. Ecco, questa è un'impostazione molto importante, perché quando voi caricate un'immagine su WordPress, WordPress cos'è che fa? Va a creare una pagina dell'allegato. Quindi se io vado nella sezione di media e apro con, ed se io qua faccio no, e gli dico salva le modifiche, andiamo nella sezione di media, grazie, e vado ad aprire un'immagine qualsiasi, vedrete che qua sotto vedi la pagina dell'allegato. Se ci clicco mi si apre una pagina vera e propria, vedete? E queste sono pagine a tutti gli effetti che vanno ad occupare anche ID, eccetera, eccetera, eccetera. Non è cosa buona e giusta che queste finiscono nei motori di ricerca, ok? Ovviamente i plugin per la SEO lo sanno, quindi una volta attivato vi mette questa impostazione, reindirizzare gli URL degli allegati agli allegati stessi, che è molto più sensato. Se io adesso torno indietro, vado a riaprire la stessa immagine e clicco pagina allegato, vedrete che non mi dà più una pagina ma mi rimanda all'allegato stesso, come è giusto che sia, ok? Quindi parametro molto molto importante. Gestione delle tassonomie in generale le troviamo qui, per andare a definire cosa vogliamo mostrare nei risultati della ricerca, se vogliamo mostrare le impostazioni per la SEO nelle varie categorie, il titolo SEO per le categorie, la meta description generale per le categorie. Anche in questo caso, ragazzi, sono parametri che dovrebbero essere fatti singolarmente all'interno della singola categoria, ovviamente per ottenere il massimo del risultato. Stessa cosa per il tag e per i post format. Da questa sezione invece, se volete, potete rimuovere il prefisso delle categorie. Che cos'è il prefisso delle categorie? È quando andiamo a vedere una categoria e qui ci scrive category. Il caso category si può togliere, anzi si può modificare anche dal backend di WordPress senza nessun tipo di plugin, ok? Però nello specifico, se volete invece proprio che non si veda, basta andare a rimuoverlo da qui. Qui abbiamo la sezione degli archivi. Io normalmente, se non ho la necessità di avere tanti autori, ok, rimuovo gli archivi dell'autore, così vado a rimuovere alcuni dati dalla sitemap. Questa cosa migliora un po' la sicurezza del sito. Di per sé però è anche vero che se non andiamo a lasciare gli archivi autore, ok, abbiamo il problema che non posso più cliccare eventualmente sull'autore, cioè non posso più vedere tutti gli articoli scritti da quell'autore lì, viene a mancare proprio il link. Quindi questa è una scelta da farsi in base alla tipologia di situazione che si viene a creare. Chiaro che se fate un blog che avete solamente un autore, è sempre lo stesso, io manco mostrerei il nome a sto punto e eliminiamo gli archivi dell'autore, ok? Qui stesse cose che abbiamo visto prima. Qui abbiamo gli archivi per data per la gestione e qua sotto abbiamo le pagine speciali. Quali sono le pagine speciali? La pagina del risultato per il motore di ricerca e la pagina 404, quella che dà la modalità di errore, cioè due pagine in cui la meta descrive, come vedete, ovviamente non si va neanche ad inserire, giustamente sono due pagine che non utilizziamo sicuramente per posizionare in prima pagina il sito su Google, ok? Quindi di fatto, insomma, andiamo però sicuramente a definirgli un title adeguato e pertinente a fare qualcosa di carino. Intanto si mettono questi e poi, se volete, li potete andare tranquillamente a cambiare.
Breadcrumbs. Allora, nel mio tema sono già presenti le briciole di pane, per esempio, ma è cosa buona e giusta che in tutti i temi le briciole di pane ci siano, perché sono molto importanti per Google, quanto le categorie, quanto altre cose che andiamo a fare a livello di posizionamento. Come facciamo ad inserire le briciole di pane con un plugin? Qui andiamo a mettere ovviamente le varie ed eventuali. Qui vedete, posso mettere separatore per i breadcrumbs, i testi e definizioni di come verrà fuori il testo. Queste sicuramente escono meglio di come le ho fatte io. Per poterle implementare, signori, lo dobbiamo fare a codice, perché anche se qui adesso c'è scritto abilitate, in realtà non le vedo perché non c'è il codice che le fa funzionare. Allora, continuo a avere la testa storta nella mia vita. Ok, allora come facciamo ad inserirle? È scritto qui nel nostro articolo, ok? È una righettina di codice che dobbiamo andare a copiarci ed incollare al posto di quella che c'è del tema, se sono già presenti delle breadcrumbs definite dal tema, o eventualmente andare ad inserirle nel momento in cui invece queste non ci fossero presenti nel tema. Poi, per carità, se esistono dei plugin per automatizzare questa operazione, io non lo so, sapete che per quanto mi riguarda una riga di codice ci metto un microsecondo ad abilitarle. Nella sezione dei social invece abbiamo la possibilità di andare a definire quelli che sono i social ufficiali, mettiamola così, del nostro cliente. Quindi cosa vuol dire? Che qui andiamo ad inserire il link di Facebook, qui andiamo ad inserire il link di Twitter e poi ne possiamo aggiungere quanti vogliamo e andiamo a salvare. Così anche il motore di ricerca saprà che quelli sono i nostri social, e i social, se andate a vedere una ricerca di un sito ben posizionato, sono la prima cosa che esce appena sotto il sito, se il sito ovviamente è ben posizionato, quindi cosa da non lasciare assolutamente al caso. È sicuramente una buona cosa fare questa operazione. Sapete che per Facebook e Twitter, sapete, se comunque masticate un po', esistono i Meta Open Graph, quelli che ci permettono di andare a dirgli qual è l'immagine e qual è eventualmente il titolo o la descrizione che deve mostrare Facebook, in questo caso, quando noi andiamo a condividere una specifica pagina. Ok? Questa cosa è molto importante, però la possiamo fare anche questa in ogni singola pagina, quindi le lasciamo abilitati e pace all'anima. Abbiamo la possibilità di fare questo su Facebook, di fare questo su Twitter e di andare a convalidare un sito su Pinterest. Attenzione che ovviamente se non andiamo a riempire questi campi, questi si generano comunque, ok? Si trovano nella head del sito insieme agli altri meta. Se non sono compilati da noi, verranno riempiti con i meta description e il meta title che sono già definiti di default per quella pagina. Per quanto riguarda invece l'immagine che viene condivisa, questa viene pescata all'interno del sito web. Se mai avete fatto una condivisione su Facebook, avrete visto quante volte lui vi mostra un tot di immagini e vi dice di scegliere. Oppure non ne trova nemmeno una perché magari le immagini sono di sfondo. Ok, quindi è una cosa che possiamo fare qui e che dobbiamo assolutamente fare. Per quanto riguarda l'ultima sezione, abbiamo la sezione degli strumenti, molto molto importante. Da qui possiamo fare l'importazione e l'esportazione di quelle che sono eventualmente le dinamiche SEO, ok, che abbiamo generato in un altro sito o nel sito vecchio, ok, tipo. Quindi possiamo importarci ed esportare tutte le situazioni relative alla SEO fatta in questo sito o fatta in un altro sito da importare qui, ok? Immagino per esempio, se facciamo restyling di un sito, potete immaginare, non so, di riscrivere tutta la SEO. Mi importo i contenuti e mi importo anche title, description, impostazioni e SEO che avevo fatto dall'altra parte. E per finire qui abbiamo un editor di massa che ci permette di modificare appunto velocemente i title e i description delle pagine che abbiamo a disposizione. Vedete, qui abbiamo, non abbiamo nessun titolo SEO esistente ovviamente, quindi vengono messi quelli di default. Vedete, Nintendo Switch archivi, le migliori console 2023, come vi dicevo prima. Qui le possiamo modificare velocemente senza entrare nelle singole pagine. Stessa roba qua per le meta description. Attenzione, le meta description di default in WordPress non ci sono, quindi se non le mettiamo noi ovviamente non saranno presenti. Ho lasciato per ultimo volutamente la sezione della modifica dei file. Cosa ci serve modifica file? Beh, in prima battuta ci permette di andare a gestire senza doverci entrare il file di sistema, molto importante per il caricamento di tutta la struttura, che è il file .htaccess. Ok? Se non sapete cos'è e non sapete cosa sono le espressioni regolari, non ci mettete mano ovviamente, però sappiate che si può gestire da qui. Mentre altra cosa importante che ci chiede Google, anche se sono molti anni che dicono che verrà tolto, ma a oggi c'è,
e viene cercato è il file robots.txt. Come si genera con WordPress? Beh, intanto si potrebbe fare semplicemente a mano, ma come in tutte le cose, quelle fatte con i plugin in WordPress sono automatizzate, dynamic, cioè la sitemap di Yoast è dinamica, se aggiungo un nuovo articolo si genera la nuova sitemap, ok? Qui possiamo creare con un clic il file robots, e adesso hanno anche modificato un po' questa roba qua, che cazzo è? Start Yoast Block, che cazzo è? Questa non l'ho mai vista. Vabbè, comunque ci possiamo che sbattere le palle, infatti lo tiro fuori di maloni sta roba qua. Yeah, che non credo serva. Beh, possiamo ottenere il suggerimento alla sitemap, si può anche tenere. Non è obbligatorio, ma comunque fa piacere. È chiaro che stiamo lavorando in locale, ragazzi, quindi questa è abbastanza irrilevante. Vedete che viene disabilitata la cartella che contiene il WP admin, lo user agent è all, lasciatelo così se non avete esigenze differenti, e viene abilitato invece un file admin ajax all'interno della cartella WP admin, per motivi che sinceramente non mi ricordo. Cosa succede nelle singole pagine invece? Questa cosa che vediamo adesso la trovate nella singola pagina, nelle categorie, nei singoli articoli, cioè ovunque ci sia una situazione, possiamo gestire queste dinamiche. Allora andiamo per esempio in home page e andiamo a fare modifica pagina. In tutte le nostre paginette adesso troveremo sotto questo pannellino. Ovunque lo troviamo negli articoli, ripeto, nelle categorie, nei tag, ovunque. Allora, qui si vanno a definire tutta una serie di parametri che francamente non spetta a voi fare, sarebbe bene li facesse un SEO piuttosto che un copy, piuttosto che uno che insomma smanetta a livello di web marketing, ok? Però comunque qui si va a ottenere una frase chiave per questa pagina. Qui possiamo vedere l'anteprima dello snippet per i dispositivi mobile e per il desktop. Qui possiamo modificare il nostro titolo andando ad aggiungere un titolo SEO, ecco magari il titolo che possiamo chiedere tranquillamente a ChatGPT, ok? Quindi qua vado a scrivere, che cacchio ne so, anzi si potrebbe andare a chiederlo, andiamo a chiederlo a ChatGPT, vediamo cosa ci dice. Eccoci qua, allora, mi crei un titolo e una meta description per la home page di un sito sui videogames. Vediamo cosa ci dice. Ah, che forte che sei. Ok, molto bene. Grazie vecchio. Allora, prendiamo questo qua e lo andiamo ad inserire qui. È un po' lunghino. Videogiochi per tutti. Il meglio, facciamo solo il meglio del mondo dei videogiochi, dai, su un solo sito. Così è meglio sempre che sia verde, perché sennò lui ci dice ovviamente il plugin se sfora, non sfora, eccetera. Vediamo se la description invece è giusta. Non tiene conto della lunghezza, maledetto. Scopri i migliori videogiochi per PC, console e dispositivi mobile. Recensione, notizie, anteprime, giochi più attesi. Tutto su un solo sito. Ah, ce l'ho su con tutto su un solo sito. Ok, andiamo a metterlo qui. Vediamo, un pochino troppo anche questo. Togliamo tutto su un solo sito. E direi che è più che sufficiente. Ok, molto molto bene. Vado ad aggiornare. E da st'altra parte avremo ovviamente il title, vedete che abbiamo inserito in ottica SEO, e se vado a visualizzare la sorgente della pagina di questo sito vedrete che abbiamo anche la meta description, eccola qui, che prima non c'era, meta description, mentre qui abbiamo i vari open graph che si vanno a riempire con le varie eventuali del caso, ok? Molto molto bene. Qui abbiamo anche il meta name robots, che serve per indicizzare oppure no, per far indicizzare oppure no il nostro bel sitino. Vediamo da dove si va a gestire. Di default è index follow, quindi indicizza e segui il link all'interno della paginetta. Allora, se andiamo qua, vedete, abbiamo i semaforini, adesso tutte quelle menate lì, stiamo entrando troppo nello specifico, non è quello che voglio fare. Qui abbiamo una sezione che si chiama avanzate, vedete? Dice, consenti ai motori di ricerca di mostrare alla pagina i risultati delle ricerche. Sì, index. Se mettiamo no, il meta nei robots diventa no index. I motori di ricerca dovrebbero seguire i link su questa pagina? Assolutamente sì, follow. Assolutamente no, no follow. Ok, si gestisce da qui e poi si va ad aggiornare la pagina. Non di meno, questi vanno a gestire al posto nostro le com'è che si chiamano, maledizione, non mi ricordo più, lo schema.org, ok, come cazzo, i dati strutturati, ok, quindi non vi preoccupate dei dati strutturati se non dovete metterci le mani, perché vengono generati in automatico da questi plugin. Poi è chiaro che se voglio fare il figo devo saper metterci le mani, però di default comunque abbiamo risolto anche questa casistica. Nella leggibilità Yoast è famoso per i semaforini, che ci dice
cosa e come, se abbiamo fatto bene, male, eccetera. Cioè, non state lì a rompervi le balle più di tanto a cercare di far tutto verde, ok? Non è importante che sia tutto verde, è importante che il lavoro sia fatto bene, i vostri contenuti siano interessanti. Mentre qua sotto troviamo nella sezione social la possibilità di andare a gestire l'anteprima, il titolo e la description per i meta open graph di questa pagina, se viene condivisa su Facebook. E la stessa cosa qua sotto se questa pagina viene condivisa su Twitter, sempre attraverso i Meta Open Graph che dicevamo prima. Ok? Benissimo. Allora, ragazzi, questo è quanto per quanto ci riguarda per le cose che noi come web designer, nella logica della base del SEO on site che passa per la struttura e tutto il resto che ci va dietro, sono le cosettine ovviamente che è necessario andiamo poi a fare. Naturalmente, poi tutto questo va di pari passo con un'analisi e con la visualizzazione grazie ad alcuni tools, PageSpeed piuttosto che Pindon, Gtmetrix e compagnia bella, per andare a vedere le prestazioni e avere delle segnalazioni di quelli che sono gli errori che magari vengono riscontrati, che possiamo correggere o le cose che possiamo migliorare. E non di meno, oltre a questo, ovviamente sempre utilissimi sono gli strumenti come Search Console piuttosto che i vari SEO Zoom, SEMrush e compagnia bella, che ci mostrano l'andamento del sito, le chiavi di posizionamento, eccetera, eccetera, eccetera. Insomma, ricordatevelo sempre, la parola d'ordine da tenere a mente è che il sito non è solo codice. Il codice di fatto è la parte minore del sito. La cosa che invece è un fondamentale all'interno di un sito che comunque ottiene dei risultati è tutto il contorno di quello che andiamo a fare a livello di strategia, progettazione, contenuti, definizione di all'alberatura. Insomma, ce n'è un sacco di roba da fare. Se ritenete che fare un sito sia solo fare codice, ragazzi miei, del mondo del web design, voi non avete capito un cazzo, per toccarla pianissimo, ok? Benissimo, ragazzi, è tutto per questo video. Noi ci vediamo in un prossimo video. Non so quando vi mostrerò RankMath, perché poi mi annoio a farli tutti de fila, sti video qua, ok? E sto ipotizzando anche un prossimo videocorso in collaborazione con la scuola. Quindi vediamo se insomma se esce qualcosina di carino da pubblicare nei prossimi mesi. Noi ci vediamo alla prossima, grazie mille, e come sempre, see you next time. Bomba, ragazzi!